La prima parte di questa intervista, con sta roba tutta apparecchiata di Death Stranding, il cappellino della Bridges, non si vedeva, c'era il Cupid che pesa 870 kg, io non so il protagonista come lo può indossare, non capisco veramente, ma immagino che lui poi, il protagonista è un fattorino, quindi se porta un sacco di chili sulle spalle capirai sti cazzi di sta cosa. È il suo mestiere. E qui è un gioco che ti fa faticare, veramente, tu senti la fatica. Allora, Luca, questo invece è un lato più di Ah, attualità. Ti faccio domande più generali, va andiamo bene, belli, tranquilli, spediti. spero di saper rispondere. Luca Dal Fabbro, per chi non lo conoscesse, è un attore, direttore del doppiaggio, doppiatore. Come cazzo facciamo a dividere in due una macchina? Con una motosega? Mi dimentico qualcosa? All'occorrenza Uomo, essere già. umano, non lo so. Stavo per dire all'occorrenza giardiniere, uomo, no? Giardiniere no, giardiniere, uomo già di più, Sì. giardiniere proprio no. E Luca, non voglio parlare strettamente di doppiaggio, ti Sì. farò una sola domanda molto scomoda Sì. sul doppiaggio, ma ti chiedo innanzitutto come vedi tu la società di oggi, i nuovi media, questo approccio social alla vita, tu cosa ne pensi? Ma sai, questa è il solito discorso, dipende da come li usi, è sempre là, è la solita frase Risposta molto che dicono più o intelligente. meno tutte le persone che hanno una certa età, soprattutto, cioè chi come me è nato in un mondo dove i social, dove esisteva il media, proprio non esisteva proprio l'elettronica. Per esempio, io capisco mio figlio, per lui questo è il mondo, il mondo è questo, lui ha conosciuto questo mondo e per lui il mondo è questo, per me il mondo è stato anche qualcos'altro, Vero. per dire, capito? Un sapore ormai perduto. Un sapore perduto, non so, un appuntamento, non viene una persona, non sai che è successo, che ha fatto, Dio, là ti danno Oggi buca, ti c'è il danno GPS, la buca, cavigliera, le robe. ti trovi in Sì. mezzo a una strada di campagna, non sai dove andare, No, dove non sono potuto sarà. venire, non è vero, figlio di puttana, ho visto che. Quindi, Cioè. capito, è tutta una serie di cose. E poi soprattutto io che poi purtroppo ogni tanto sto su Facebook e ogni tanto scrivo, cioè rispondo, commento cose. Ti rendi conto che a volte c'è un'ignoranza, c'è gente che Di proprio. questo. E questo purtroppo, però, d'altra parte, che devi fare? È quello il mondo. E poi, soprattutto, si è persa, per esempio, una cosa che purtroppo faccio anch'io, che si leggono meno giornali. Col Ma fatto si che tu legge meno hai. tutto. Si legge meno in generale. Io, so, beh, io, perché a parte, io leggo molto, però, leggo, io, per esempio, leggo. Cioè, per esempio, la madre di mio figlio, che è già più giovane di me, lei legge sul coso, quello dove. Si scarica i libri sul e se li legge sul Ah, i Kindle. lì Il per dire. Io è comodo. una cosa che non farò mai perché a me piace proprio il rapporto con la carta, capito? Mi piace il rapporto con la carta. C'ha un fascino. Quindi c'ha i suoi. D'altra parte il mondo sta andando in questa cosa. Poi piano piano forse troverà una dimensione. Adesso c'è questa esplosione pazzesca, anche perché in effetti puoi fare tutto, tu puoi fare qualsiasi cosa. Io soffro per esempio sti ragazzi che mi sono comprato un paio di scarpe, mi sono comprato un vestitino Che mentre devono stanno al mettere turno di tutto doppiaggio, su. capito? Cioè lo fanno su Ah, Amazon, raccontami sta capito? roba, certo. Sì, c'è per esempio un ragazzo che l'altro giorno vedevo che stava lì così, dico che stai facendo? Niente, mi sto comprando un paio di scarpe. Cioè io per me c'è il negozio, andare al negozio, scema, ma questa, fammi questa, no, mi faccio provare questa qui, Infatti si sono persi rapporti capito? umani, socializzazione vera, tutto social, ma poi social di vero cosa c'è? E si è perso il rapporto col venditore anche locale. Ora è tutto o Esatto, centro commerciale o Amazon. hai Quindi. capito? E quindi anche questi centri commerciali sono un po' allucinanti. Il discorso è questo, che sta diventando sempre più tutto America. Cioè noi Ce abbiamo l'hanno fatta preso, alla però fine. noi prendiamo solo le cose negative dell'America, mai quelle positive Gli per dire, abbiamo detto di no al capito? piano Marshall, ma hanno trovato il modo di. Quindi è quello, per esempio l'America, il cinema in America è un'industria vera, capito? Cioè da noi invece è tutto quanto un po' No, così. ecco, lì comunque Quindi. a noi manca questo degli americani, perché purtroppo siamo un po' stupidi, concedimi di dire che noi italiani. A noi manca quel patriottismo, alle volte anche ignorante, che loro hanno. Quel patriottismo che però gli permette di difendere la loro cultura. Assolutamente, e noi ce l'avremo da difendere la nostra cultura, La anche voglia, perché noi anche più siamo antica ben. della loro. Abbiamo credo non so quanto il patrimonio dell'umanità, non so se il 70-80% sta in Italia, per dire, capito? Quindi insomma ce Come. l'avremmo, però non abbiamo mai tutelato questo, come non abbiamo mai tutelato bene tutte le nostre spiagge, per esempio. Se eccetto la Riviera Romagnola e un po' di Toscana, per
Per il resto, cioè, sono buttate là così, non ci sono belle strutture, non sono stati, sono stati fatti piani regolatori, cioè, ville che stanno dentro all'acqua, abusivismo molto... pazzesco, capito? Quindi diciamo non siamo stati bravi, i musei non sappiamo, cioè gli americani hanno una cosa che c'ha 100 anni e se la vendono, capito, come una cosa pazzesca, ma fanno bene, hanno ragione loro, hai capito? Siamo noi che sbagliamo, però siamo fatti così. Purtroppo noi non siamo un popolo, questo è il grande problema degli italiani. Noi siamo tutti quanti piccole frazioni. Noi siamo, fra un paesino e l'altro si litigano. Siamo rimasti, capito? Da questo punto di vista, rinascimentali, ma non nell'intelligenza. Cioè siamo tutti frazionati in borghi, in cose, tutti esatto. In realtà molto provinciali, ma senza il genio di quegli anni. Per dire, capito? Poi la genialità ce l'abbiamo sempre. Sì, ma se ne vanno tutti ora. Perché anche nel campo del cinema, meno male noi ci abbiamo avuto un Fellini che forse ce l'hanno avuto pochi, per dire. Capito? Ma infatti il nostro cinema era molto amato. Solo che adesso ci siamo ridotti a però qualcosina... io siccome c'ho una con mia cugina che dice ah no perché gli attori americani, il cinema americano, guarda che noi abbiamo delle, per esempio io cito sempre quello là di quelli che stanno intorno al tavolo lì con il problema del telefono, Perfetti Sconosciuti. Ah, ma l'ho visto, che è una commediola precisa, perfetta. Molto carina. E tutti gli attori molto contestualizzati. Gli stessi. Pure Edoardo Leo. Esatto. Ah, lo stesso film, per esempio, è molto carino di Edoardo Leo, loro che si ritrovano negli anni 70. Ah, non ci resta che Il Crimine, con Gassman, cioè, per dire, e Marco, cioè, Giallini. Che c'è sempre. L'avessero fatto gli americani, sarebbe stata una commedia che appandava dappertutto, capito? Invece le nostre cose sono un pochettino più così. Io quel film, mi stai citando delle cose che conosco, perché mi ha colpito questa cosa che hanno provato a... Cioè, qualcuno prova a fare qualcosa di originale. Assolutamente. Ma viene surclassato da delle minchiate che... Uno dice, boh, sarà che vogliamo questo, sarà che il pubblico chiede questo, e non mi spiego, ma credo che sia una questione di diseducazione al bello, che prima assolutamente, avevamo, assolutamente, che adesso non abbiamo sicuramente, più. Sicuramente. E per spostarci con un altro tema molto leggero. Che sarebbe? Sarebbe la situazione politica. Cioè. C'hai un'idea su questa cosa? Avrai votato Salvini, non so. Io credo di essere uno di... Ora è dislike. Cioè, quando mi pronuncio poco, nel senso, io sono di sinistra, sempre stato di sinistra e morirò di sinistra. Ma esiste veramente la sinistra? Ma io parlo di sinistra nel senso, cioè, che sono un progressista, sono per le aperture, io sono per, io sono per la liberalizzazione delle droghe. Cioè l'ideale. Sono per fare il matrimonio a chiunque se voglia sposare, maschi, femmini, quello che vogliono fare non mi interessa. Beh, mi sembra giusto. Sono proprio per le aperture in generale. Solo perché se io voglio morire perché non ce la faccio più, che sto sopra un letto e muovo solo la testa, se mi voglio far sedare e morire lo devo poter fare, ecco, non sono un nazionalista, quindi anzi, pro eutanasia anche, assolutamente pro, io sono pro tutto, io farei venire tutti, diciamo, il problema è la natalità, non si fanno più figli, ce ne sono tanti in Africa, prendiamo quelli là, sono già fatti, non abbiamo manco il problema di dover fare. No, che poi, capito? Detta così sembra una roba superficiale, ma in realtà è un modo concreto di aiutare, più che quelle cazzate, dona, fai quello, fai quell'altro, almeno tu concretamente... Faccio anche quello, perché io poi do, per esempio, aiuto Medici Senza Frontiere, aiuto la Fondazione Paoletti, aiuto quello di Gino Strada, Emergency, ma sì, perché trovo giusto, io guadagno discretamente... Quindi io trovo giusto aiutare un pochino gli altri, mi sembra una cosa normale. Hai un karma positivo, Luca. Hai un karma positivo. Ma è normale, dai, non mi sembra una cosa strana, ecco, ma in Italia tanta gente fa donazioni. No, ma in effetti anch'io, potendo guadagnare discretamente, mi sentirei meglio a regalare anche le possibilità a chi riconosco che merita, magari non ha modo di... Perché è bello poter dare le possibilità a chi le merita. Assolutamente. A chi magari non ha una colpa se geograficamente è sfortunato. Infatti io cerco anche di aiutare... Nel mio piccolo, di aiutare chi inizia adesso, perché non mi permettono più di far assistere le persone in sala, per esempio. Io ho sempre fatto assistere le persone, pazienza, ho sempre dato, voglio dire, la possibilità di fare provini senza mettere fretta. Che io dico, guarda, c'ho 20 minuti, puoi fare il provino. Se c'ho 4 minuti, non ti faccio fare il provino, perché tu sei agitato. Andrai malissimo, sicuramente, per forza di cose. È molto carino da parte tua. Per dire, capito? Quindi si spera,
stiamo parlando di doppiaggio, si spera per i doppiatori che ci possano essere comunque modi per entrare pian piano, fare una gavetta, perché tante volte quella è la io cosa, credo sia fare giusto la gavetta, quella che abbiamo un po' fatto tutti. Nessuno, io mi sono deve... anche fatto un sacco di nessuno deve pretendere il protagonista, ma è bello poter cominciare anche col brusio. Se ma assolutamente ti fanno cominciare, cioè... è giusto cominciare perché acquisti sempre più sicurezza, anche un buongiorno, una battuta può avere un suo assolutamente. Io ho avuto qualche fortuna da questo punto di vista, ma cioè, riconosco essere una fortuna se qualcuno ti dice c'è questo provino, è sempre un passaparola, una roba che o conosci qualcuno, è triste da dire, però per dire, capito, noi si prendeva appuntamento, tu chiamavi le società di cooperative, all'epoca c'erano più che altro cooperative, buongiorno sono un attore, e allora guarda il signor Coso, il signor Piazza l'aspetta giovedì, venga giovedì alle 11:30, venga alla Safa Palatino, tu andai, buongiorno, ah, venga. Oggi facevano il provino, capito? Però... ma è perché oggi questo sogno del doppiatore, ma secondo me non il sogno del doppiatore, perché alcuni sottovalutano il mestiere. L'idea del doppiatore sì. È venduta alle masse e le masse sognano questa cosa, ma secondo me non sono consapevoli, perché alcuni non si rendono conto della mole di difficoltà artistica. Certo. Perché poi non puoi inventarti un'arte che non hai, come quella di ricreare le emozioni, quella e tanti poi la prendono con superficialità, quindi poi dall'altro lato ci siete voi che non potete accontentare tutti, è come anche un buon politico, ma che non può effettivamente dar da mangiare a tutti, a far stare bene tutti, quindi no, io questo lo dico perché poi magari per far avere un po' di comprensione, no? Perché poi tante volte mi viene visto il direttore come ma io infatti poi questa dico, figura. Io ogni tanto dico: dovete andare i direttori giovani, quelli che hanno la carriera davanti, aperta davanti, capito? Io oramai sto lì, sono proprio gli ultimi passi praticamente, però quando posso io do sempre una mano, assolutamente. Infatti faccio anche dei corsi, poi vabbè, io sono in un tuo corso E poi ce n'ho anche un altro da un'altra parte, per dire, ecco, lo so ma come diciamo, se può fare, se può niente, hanno tutto, vabbè, ma vuoi vedere che lo so, è formazione artigianato doppiato, bravissimo mazza, che mi volevano come allievo. Ah. Sì. E invece giustamente tu hai scelto quegli altri. Sono andato con voi, ma ero fidelizzato con voi, esatto. Avevo fatto anni prima con loro. L'importante, il discorso è questo. Io parto sempre dall'avviso. Qualcosa c'è degli avete. Tu puoi fare tutte le scuole del mondo, ma se non sei portato. Lo diceva pure Christian Jansante quando l'ha detto, io non ho smesso di crederci. Questo è un mestiere di selezione naturale, questo lavoro non lo farai mai. La sua voce. Cioè, è quella la cosa. Io, per esempio, Christian, glielo ricordo sempre ridendo, lo chiamai, lui era appena arrivato da poco, a fare un brusio, e fu l'unico ragazzo a cui dovessi detti meno, Christian, va benissimo, ma meno. Quindi già aveva questa personalità. Solito, esatto, ai ragazzi di solito sì, però siete mosci, nervi, forza. Però, buon Dio, è una buona cosa. Dire. Meglio asciugare che assolutamente. Dover dire dai un po' di più. Ma queste erano le prime cose che ti insegnano in teatro. Tu buttati, fai di più, poi il regista piano piano ti toglierà. Perché aggiungere è più faticoso, togliere è più facile. Infatti, quindi bravo Christian. Io vi ho detto, seguire. Ragazzi, i nervi sono tutto al suo lavoro, se non ci avete nervi non lo potete fare. Sì, alle volte mi sembra di portare una macchina, no? Di dosare molto, scusami, no, di dosare proprio la frizione, no? Cioè, ti sembra proprio di dover frenare su quella battuta, poi riprendere, è proprio una questione di controllo incredibile. Poi piano piano ti affini sempre di più, però io dico sempre, ascoltate l'originale, soprattutto se sono bravi gli attori. Cose. Sei una telenovela, se non no. Per dire, capito? Ti faccio una domanda finale, sì. Il resto sono quattro chiacchiere di contorno in privato. Ti volevo chiedere, appunto, visto che abbiamo preso l'argomento doppiaggio, come vedi tu il doppiaggio? Nel senso, tu mi dicevi in privato che dai un grande valore alla lingua originale, ma avevamo parlato anche di quello che poi è il senso di dare una trasposizione. Quindi tu da che parte ti metti? Tu come... cioè, il tuo lavoro è una cosa. Lo capisco, ma il tuo pensiero personale... Ti dico, il mio pensiero è... Tu guardi doppiato o sottotitolato?
No, no, io guardo doppiato, il discorso io dico sempre quando questo, ti per esempio, risenti. cioè Mission Impossible, meglio vederlo doppiato, nel senso un film d'azione dove è tutto caciarone, ma un film di nicchia che scava sui sentimenti, che ne so, alcuni film, per esempio, inglesi soprattutto, dove la È recitazione è una più recitazione più importante, distesa. allora lì è bello sentirla, allora lì mi piace guardarmela in inglese, che poi un po' lo capisco, poi mi aiuto un pochetto col sottotitolo, per esempio. Questo tu devi sempre considerare una cosa. Noi usiamo una lingua che non esiste, perché nessuno parla l'italiano che parliamo noi al doppiaggio, nessuno, o forse qualche giornalista, qualche politico Ora però illuminato, ma vedo che man mano diventa, alle volte quando il linguaggio lo senti sempre, pian piano va ad entrare infatti nella. adesso dicono li mortacci tua pure a Udine, per dire, capito? Perché hanno sentito tante volte al cinema, a questo è il cinema italiano, oppure per esempio Ehi amico, questa cosa Non lo usava allucinante nessuno, del ma. io Ehi amico, che è una cosa che non esiste, Adesso sai che è che si. stata You fatta per Hey man, you know man, era stata don't per man. coprire il Adesso cominciano a man. dirla. Certo, perché i ragazzi sono cresciuti con quella cosa lì, sono Senti, ci cresciuti vediamo con la dopo, televisione. amico. Amico. Capito? Sono cresciuti sentendo amico dalla mattina alla sera, per dirti. Testimonianza Hai capito? obiettiva della voce di Steve Buscemi, ragazzi. Quindi, sai, un po' così, No, insomma. ma per carità, quindi dico una cosa per concludere un po' il tutto, che è giusto dare la possibilità di scelta. Assolutamente. Cioè, a me piace anche vedere alle volte, come un videogioco, mi piace alle volte esplorare l'originale, ma voglio sempre mantenere la mia scelta, il mio servizio, perché il sottotitolo, il doppiaggio è democratico, ti fa tornare al sottotitolo. Se abolisci il doppiaggio e rimane il sottotitolo, non puoi tornare al doppiaggio. Assolutamente, Poi, voglio giustissimo. dire, i Blu-ray danno tutte le possibilità del mondo. Capisco che magari è una spesa per alcune major fare il doppiaggio, Certo. ma è la spesa minore rispetto a quello che loro, cioè, spendono milioni di dollari. Di pubblicità spendono 100 volte di più, per dire, Quindi capito? sono spiccioli i vostri, possiamo Assolutamente, dirlo. assolutamente, spiccioli. Spiccioli per poi fare un servizio che ad oggi in Italia è il più gettonato. Parlavamo di Frozen 2, ma tutta la roba Disney ancora ha un doppiaggio di livello. Beh, perché Disney è uno dei pochi che ci tiene anche molto a tutto quanto, cura tutto quanto molto, sia il dialogo italiano che sia fatto con un buon italiano e non quelle traduzioni arruspate che spesso senti nei telefilm, per esempio. È una scelta di voce Capito? maniacale. È una scelta di voce fare un casino di provini a Disney. Perché poi tu quando senti dall'italiano all'inglese ti risulta la stessa voce solo con Sì. praticamente la lingua Ma infatti se tu cambiata. senti tanti doppiaggi di Disney, perché ti posso dire adesso con tutto il bene che posso volere a Robin Williams, No, vabbè, ma. Proietti se lo mangiava Robin Williams nel quello che esce dalla lampada, il genio della lampada in Ah, Aladdin. sì, Proietti, proprio certo. ho sentito Robin Williams in inglese e poi ho sentito Proietti italiano, era più bravo Proietti. No. Let me take your order, jot it down. You ain't never been like me. Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico, amico come me. Cioè, per dire, capito? Ma lì siamo di fronte a un talento talmente Uno si gigantesco che aspetta era. Carlo Valli, si aspettava Carlo Valli sul genio e invece, ottima No, scelta, vabbè, ma Proietti. perché Proietti canta come non canta nessuno. Tu devi considerare quello, cioè, non credo che esista un altro attore italiano che sa cantare come Mamma Proietti, mia, hai capito? maestro, toccami. Proietti potrebbe fare proprio il cantante, non. Benedicimi, maestro. Secondo me è il più grande talento che abbiamo avuto in Italia, assolutamente, per la completezza, diciamo così. Perché io gli ho visto fare cose drammatiche a Gigi. È bravissimo anche quando fa il drammatico, per dire, capito? Se vuole, quando facevamo l'Edipo Re, lui faceva il nunzio finale, che c'è questo monologo bellissimo, Morire non l'ho vista, che era una cosa meravigliosa, la faceva in una maniera strepitosa. Quanto ho fissato nella memoria il suo crudele patire. Ci sono alcuni doppiaggi che forse a volte hanno superato la lingua originale. Che facciamo? Li salutiamo questi Sì, e nostri cari infatti stavo giovani? per. Non ti Eh? volevo interrompere, stavo per fare il saluto. Ecco, no, perché io se no mi dilungo tanto, No, ragazzi, no, so no. dolori. Guarda, stiamo a 20 minuti netti, perché poi Beh, io tagliando saranno 15. ma anche 5 fanne. No, ma 5 è un peccato. Va bene. Quindi, Ragazzi, che sono tutti giovani, che tu c'hai un blog, cosa c'hai? canale YouTube, Canale 2. YouTube, canale YouTube Tuo figlio 2. ci potrebbe Ma guardare. allora adesso glielo dico, canale YouTube Quando 2. esci io ti avviso, perché per Sì, ora c'è la mandami un lavorazione. messaggino. Comunque,
E poi dillo a tuo figlio che hai fatto Death Stranding. No, lo sa, lo Ah, lo sa, sa, lo lo sa, sa, lo sa. ma lui non è molto attaccato a queste Vabbè. cose. Comunque, glielo diciamo. Va Ragazzi, bene, noi ragazzi. ringraziamo la testimonianza di Luca Dal Fabbro. Vai, vai, che Ciao, stavi buon facendo lo pomeriggio. showman? Di qua, di Ma qua. che è lo showman? No. Stavi No, incalzando. sto dicendo, guarda che bello rimani così in primo piano. È un po' sì. Senti, va bene, arrivederci a tutti, è stato molto piacevole questa chiacchierata e tante tante care cose a tutti quanti. Bye bye baby, ciao. Bye.